Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, questa è la notizia flash provinciale del 15 luglio, curate dalla nostra redazione. Una ragazza ennese di 20 anni è stata arrestata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Enna per detenzione ai fini di spaccio di droga. Presso la sua abitazione, che condivideva con la cugina, i militari dell'arma hanno rinvenuto 57 grammi di hashish e 3 piantine di marijuana, alte quasi un metro ciascuno. La ragazza, che non ha precedenti penali, è stata tratta in arresto ma subito rimessa in libertà su decisione del magistrato di turno, il sostituto procuratore di Enna, Ferdinando Locascio. La cugina dell'arrestata è stata invece segnalata come assuntrice di stupefacenti. I carabinieri da qualche giorno avevano posto sotto osservazione l'appartamento delle ragazze, notando alcuni giovani entrare ed uscire dall'abitazione, sospettandoli in qualche modo di essere acquirenti e consumatori della marijuana coltivata all'interno dell'appartamento. Catena Nuova, in riferimento alle notizie e eventi, la crisi idrica persistente presso il comune di Catena Nuova. Dalla prima settimana del corrente mese di luglio, l'amministratore delegato della società Acqua Enna, l'ingegnere Stefano Bovis, ha rilasciato la seguente dichiarazione. L'approvvigionamento della rete di distribuzione idrica del comune di Catena Nuova e dei comuni limitrofi ricadenti nel territorio dell'ex consorzio intercomunale comprendente i comuni di Centuri e Peregalbuto avviene tramite tre fonti. Il gruppo Sorgenti del Sollazzo, formato dal pozzo denominato Leanza, sito in Contrada Barbaro, in territorio del comune di Bronte, ed il pozzo denominato Riglio, sito in Contrada Ciappe, in territorio del comune di Adrano. Nel periodo estivo si è da sempre registrato un sostanziale abbassamento delle portate in arrivo dalle sorgenti, che in genere viene sopperito dall'aumento del prelievo provenienti dai pozzi sopracitati, con particolare riferimento al pozzo Origlio. A questo fisiologico abbassamento della portata in arrivo dalle sorgenti si è aggiunta in questa occasione una probabile consistente perdita lungo la condotta di adduzione proveniente dalle stesse sorgenti, la cui localizzazione è tuttora in corso, considerato anche il percorso particolarmente impervio e lungo della condotta stessa. Lo scorso mese di giugno il pozzo Origlio è stato oggetto di successivi ed aggravati furti che ne hanno azzerato la funzionalità. Infatti i malviventi hanno sottratto l'intera rete di cavi elettrici, 600 metri di cavo, il trasformatore elettrico ed i motori delle elettropompe, come si evidenzia dai verbali di denuncia redatti dalla stazione dei carabinieri di Regalbuto e Adrano. L'ultimo furto perpetrato ai danni delle strutture del pozzo Origlio è stato perpetrato in data 22 giugno 2015, provocando ulteriori danni ai lavori di ripristino che nel frattempo la società aveva provveduto ad avviare. A questa già grave situazione di approvvigionamento idrico si è aggiunto in data 10 luglio 2015 un atto di vero e proprio sabotaggio da parte di ignoti, oggetto anch'esso di denuncia all'autorità giudiziaria, che intervenendo su una valvola di intercettazione posta sulla condotta di adduzione del sistema di accumulo di Catena Nuova proveniente dal pozzo Leanza hanno interrotto completamente il flusso di approvvigionamento. Tutto ciò ha generato un grave scompenso in tutto il sistema distribuito non solo nell'abitato di Catena Nuova ma anche di Centuri per Regalbuto. La società è prontamente intervenuta non appena riscontrato quest'ultimo ulteriore danno, ridistribuendo la risorsa idrica tra i tre comuni al fine di far fronte all'emergenza generatasi a seguito dello svuotamento di tutti i serbatoi di accumulo. Inoltre, nei casi di utenze disagiate e con grave necessità, è intervenuta con fornitura tramite servizio di autobotti. Grazie ai vari interventi si è assistito al progressivo rientro, seppur lento, a causa del persistere delle carenze di dotazione idrica complessiva dell'emergenza, dalla quale si ritiene di poter uscire entro il 16 luglio. Contemporaneamente si sta procedendo alla ricostruzione degli impianti del pozzo Origlio per giungere alla riattivazione entro il corrente mese di luglio, in modo da poter ripristinare tutte le condizioni originarie della distribuzione idrica. La società si scusa con i cittadini e le amministrazioni locali per il disagio che i cittadini hanno dovuto sopportare per cause tuttavia non riconducibili a fatti dipendenti dalla volontà di Acqua Enna. Nicosia, gestione rifiuti, il 14 o il 15 luglio potrebbero essere i giorni giusti per firmare il contratto con la Multi Ecoplast, società che gestirà il servizio rifiuti per conto dell'Aro di Nicosia. Sul fronte del personale non ci sono novità, la SRR non ha preso in carico i dipendenti del lato. Nel piano economico non sono previsti i tre amministrativi che andrebbero a rimpinguare il numero dei dipendenti assegnati a Nicosia. Se si dovesse ritoccare il piano, il costo complessivo del servizio aumenterebbe. Il 13 luglio il sindaco Luigi Bonelli ed il vice sindaco Anna Maria Gemellaro sono stati a Palermo negli uffici del Dipartimento Acqua e Rifiuti per dirimere diverse questioni. Innanzitutto per i lavoratori sarà diramata nelle prossime ore una direttiva regionale che dovrebbe chiarire diversi aspetti sul passaggio dei dipendenti dagli ATO alle SRR. Buone notizie sul fronte della discarica Canalotto, finalmente è stato chiarito che fine ha fatto la cifra di 1.850.000 euro derivante dalla fideiussione scussa per mettere in sicurezza la discarica.
A quanto pare è stato creato un capitolo di spesa utilizzabile nel momento in cui verrà presentato un progetto di bonifica per l'intero sito, sequestrato ormai nel lontano 2006 dalla magistratura. Per l'amministrazione Bonelli, una volta bonificata la discarica Canalotto, dovrebbe essere riutilizzata per abbassare i costi del conferimento dei rifiuti in altri siti. Ma questa intenzione si scontra con le rigide normative europee che tendono ad eliminare le discariche in favore di altri strumenti ritenuti più ecologici e meno invasivi. Pietra Persia, marciapiedi costruiti con fondi europei destinati però alla formazione ed i partenariati. Succedeva a Pietra Persia, dove i finanziamenti iniziati nel 2010 e che oscillano tra i 114 e i 115 mila euro l'uno venivano utilizzati per la sistemazione, il rifacimento e la manutenzione, perfino la realizzazione ex novo di marciapiedi. Solo che a leggere bene la scheda descrittiva di ogni singolo progetto si scopre che quel finanziamento proviene dal quarto asse del Fondo Sociale Europeo, ovvero il settore con cui l'Unione Europea finanzia i progetti sul capitale umano. Il caso, già sollevato dal cronista del Fatto Quotidiano Giuseppe Pipitone, è stato palesato dall'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao nel corso dell'ultima tappa del ciclo di incontri e eventi europei nella città pietrina, alla presenza del neo sindaco del Movimento 5 Stelle Antonio Bevilacqua. Anche questa, spiega Corrao, è la palese dimostrazione di come i fondi europei siano stati usati secondo libere interpretazioni, come se i soldi dell'Europa venissero da un pozzo senza fondo, senza considerare quindi che i fondi europei non sono altro che una parte dei tributi che l'Italia versa già all'Europa e che il nostro paese e le nostre autonomie locali possono avere indietro con una corretta programmazione, cosa che continua a mancare a livello regionale e locale. Per queste ragioni, spiega ancora l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, stiamo riscontrando grande entusiasmo intorno ad eventi europei, un ciclo di appuntamenti che ci porta ad incontrare tantissimi amministratori locali insieme a cittadini ed imprenditori per far loro conoscere gli strumenti che le istituzioni europee ci offrono in tema di intercettazione di fondi, individuazione di nuovi bandi e suggeriamo loro come compilare materialmente le domande. Leonforte è stata presentata la scorsa settimana ed è subito riuscita ad ottenere consensi ed un grande successo la mostra d'arte artisti di Casa Nostra, la sua prima edizione presso l'RSA, ubicata al quinto piano dell'ospedale Ferro Branciforti Capa di Leonforte. Mostra unica nel suo genere, costituita da opere artigianali realizzate dagli ospiti della struttura, piacevolmente coinvolti dal personale, dai propri parenti e dallo staff di animazione. Originale idea che ha dato la possibilità ai pazienti di dipingere sul materiale di riciclo, realizzare oggetti con le mollette, iniziare a colorare delle pietre, ma soprattutto trovarsi impegnati in attività diverse dal solito e rendere l'ambiente ulteriormente confortevole. Le opere realizzate resteranno all'interno della struttura e potranno essere ammirate in qualsiasi momento. Desidero ringraziare l'assessore Angelo Leonforte per essere intervenuto e per essersi fatto portavoce dei saluti del sindaco di Leonforte Francesco Sinatra. Lo staff di animazione direttamente coinvolto dall'iniziativa è costituito da Antonio Maria ed Antonella Laneri, la dottoressa Licciardo, l'intero personale impegnato quotidianamente nella struttura, l'assistente sociale dottoressa Angela Mascherà, il direttore sanitario dell'RSA dottore Leanza, il direttore dell'Euronia, ente gestore dell'RSA dottor Di Bella e tutti i familiari dei nostri pazienti. Queste le parole di ringraziamento della coordinatrice e promotrice dell'evento, la riflessologa e posturologa Lella Rosa. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.